Innanzitutto va fatta una premessa. Gli anni della pandemia hanno influenzato fortemente le nostre relazioni amicali, non soltanto in senso fisico, perché abbiamo vissuto periodi di lockdown in cui era oggettivamente impossibile frequentarsi. La pandemia, infatti, ha influenzato anche la nostra percezione delle relazioni amicali. In che modo l'esperienza della pandemia ci ha influenzati? Nel 2020, in generale, la soddisfazione per le relazioni amicali si è mantenuta stabile. Nel 2021, invece, con il protrarsi della crisi, c'è stato un crollo, soprattutto fra i più giovani. La situazione è migliorata nel 2022? Sicuramente è migliorata, ma non ha recuperato i livelli prepandemici. La quota di chi si dichiara molto soddisfatto per le relazioni con gli amici è ancora 1,5 punti percentuali più bassa rispetto al 2019. Un discorso a parte va fatto per i giovani. Quelli di 20-24 anni hanno recuperato e sono tornati ai livelli del 2019, mentre quelli di 14-19 anni ancora no. Ci sono quindi differenze di genere e per età? Sì, e sono significative. I livelli più alti di soddisfazione per le relazioni amicali si registrano tra i giovani di 14-24 anni, tra i quali oltre il 35% si dichiara molto soddisfatto. Invece, dai 25 anni in poi, la soddisfazione per la rete di amici diminuisce fino a toccare il valore più basso tra la popolazione di 75 anni e più, dove si attesta al di sotto del 14%. Per quanto riguarda invece il genere, ci sono differenze minime che sono a favore degli uomini.